Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrelink91 e ben ritornati su LBX. Tornano le battaglie LBX. E anche con una piccola sigla iniziale, insomma, veloce, fatta tanto per dare una personalità alla serie, cosa che avrei dovuto fare comunque sia quando la iniziai, perché avevo intenzione di finirla. Quando feci quel famoso video che avrei caricato solo in Azuma e Yokai Watch, era una cosa temporanea, come quando dissi che avrei caricato 2 video al giorno. Non ho detto che sarebbe stato per un periodo. Ho detto, vabbè, li carico, ok. Il problema è che prima o poi sarebbe finito quel periodo, però io non l'ho detto. E ho caricato il video senza dirlo, senza neanche rendermene conto durante l'editing. E va bene, ci può stare, uno a un certo punto capisce, va bene. Quando dissi quella cosa che avrei caricato solo in Azuma e Yokai Watch, e in Azuma lo dico, l'ho spiegato varie volte perché dico in Azuma e non in Azuma, ma vabbè. Quando dissi quella cosa che avrei caricato un video ogni 2 giorni solo in Azuma e solo Yokai Watch, sarebbe stato per un certo periodo di tempo. Come appunto era anche il periodo dei 2 video al giorno. Ho riprovato a fare 2 video al giorno, ma non ci riesco. In questo periodo non ci riesco proprio. Infatti Kirby l'ho dovuto mettere uno massimo 2 giorni a settimana. Può essere, può succedere magari che sabato e domenica riesco a caricare 2 video. Ma durante la settimana, da lunedì a venerdì, al 100%, a meno che non c'è qualche annuncio speciale, carico un solo video. Quindi va così. Però intanto LBX è tornato. E finiamo anche questa serie prima di iniziare appunto Inazuma Eleven Go. Però comunque sia LBX è tornato. Sto portando anche avanti un altro salvataggio, ma ho solo 4 ore di gioco. Qua ne ho ancora di meno, perché l'ho riniziato LBX. L'ho riniziato e sono arrivato appunto dove mi ero fermato. 3 ore e 24. Non è che sto facendo una speedrun, però insomma, sto cercando di vedere anche come funzionano altri LBX, eccetera eccetera. Ho dato un nome a mio LBX, Giro no LBX, è un nome così, tanto perché comunque si verrà poi passato, verrà sovrascritto con qualche altro nome quando mi verrà in mente qualcos'altro. È il 23 marzo, ieri mi è arrivato appunto Inazuma Eleven Go Galaxy, in giapponese ovviamente. Sì, grazie per il benvenuto. Fammi finire il discorso però, caro. Quindi, prima di iniziare Inazuma Eleven Go, inizierà ad aprile, il 4 aprile, fatemi vedere la data. Inizierà... No, il primo proprio. Allora diciamo che per il 4 aprile Inazuma Eleven Go inizia. Il Galaxy inizia per il 4 aprile. E... cercherò di finire Kirby ed LBX almeno. Però Yokai Watch continua ad arrivare sul canale finché non finisco tutto quello che voglio fare. Quindi può essere pure che carico 2 video al giorno durante la settimana, non lo so ragazzi. Qualcosa mi invento. Quindi ora concentriamoci su LBX. Io non so cosa c'è dopo questo punto, perché non ho mai giocato oltre questo punto. Perfetto, iniziamo il contesto, dai. Il torneo, perché contest in Giappone, in inglese, giapponese, inglese, oggi sto proprio con le lingue, oggi è un casino. Ok, iniziamo, chi è il primo? Wow, resta concentrato, ok, ricordati che tra loro c'è un agente dei sostenitori della nuova Alba. Giusto. Hanno tutti un'aria molto losca, e beh, noi forse siamo gli unici che sembrano delle persone innocenti. Finalmente il torneo sta per iniziare. Comunque sia, è normale, che ti aspettavi da un torneo che si tiene in un bar, sul retro di un bar, e poi il torneo delle catacombe, che nome è? Che emozione, le battaglie del torneo dell'oltretomba sono tutte uno contro uno, perciò ora dobbiamo separarci. Dobbiamo cercare di arrivare tutti in finale, mi farò battere tanto facilmente, Van. Ci vediamo, Van, buona fortuna. E ora, il momento che stavamo tutti aspettando, ecco a voi il sorteggio per le sfide del primo round. Ma tanto arrivo io in finale. Oh, attenzione. Grave Digger. Quindi il mio avversario sarà Grave Digger. La battaglia conclusa taglia sempre la testa dell'LBX del suo nemico e lo seppellisce nel diorama per il pubblico. Però mi chiedo, se un LBX può effettivamente seppellire un altro LBX, perché non facciamo delle buche dove far cascare il nemico?
potrebbe essere lui l'agente dei sostenitori della nuova Alba. Ma no, è ovvio che sarà il nemico finale. E secondo me sappiamo già chi è. L'abbiamo visto comunque sia nell'ultimo episodio, che sì, l'ho caricato tempo fa, però insomma, a novembre forse l'ho caricato, l'ultimo. Però sicuramente sarà Justin Kaido, che sicuramente è lui il nemico dei sostenitori della nuova Alba. Cioè lui è il nemico nostro, però lui fa parte dei sostenitori della nuova Alba. Il primo round sta per iniziare, tutto pronto? Ma certo che è tutto pronto! Va versus Grave Digger! Sul serio, devo scontrarmi con quel piccoletto? Ci vorrà solo un minuto! Anzi no, 10 secondi! Per farti fuori 10 secondi? Ma forse... forse un po' di più per farti fuori mi ci vuole. Dovrei essere al livello 100 per metterci 10 secondi. È il momento dei giocatori del girone A! La sfida del primo round sta per iniziare! Non dirmi che se tu vai a mano. Oh? Puoi anche dire addio al tuo LBX. Grave Digger, distruggi il bocciosetto! Ma senti, là è pubblico. Sarà una cosa veloce. I poppanti come te devono andare a letto presto. Ma veramente il torneo è appena... inizia la mattina presto. Io mi sono appena alzato, quindi... non lo so, non so cosa rispondere. Ah, ragazzi, poi l'LBX comunque sia l'ho modificato un bel po', eh. Non è quello che c'avevo dell'altra volta, ho provato varie combinazioni. Oh, l'ho stordito, che peccato. Sì, però colpiscilo. Ok, perfetto. Dicevo, l'LBX l'ho modificato molto. Gli ho messo le braccia di Destroyer. No, aspetta, di... no, chi è quell'LBX? No, Destroyer, come si chiama? L'LBX di Gabe. Quello lì ha messo le braccia e la testa di... o era al contrario, poi non mi ricordo, ragazzi. Cioè l'ho fatto perché mi piaceva, però l'ho fatto talmente veloce, l'ho fatto che non ci ho pensato per niente. Ho visto che era più forte e l'ho messo direttamente. No, alzati. Perfetto. Wow! Maledetto. No way back now. Stordito? Mi dispiace per te che sei stordito. È andato facilmente KO, dai. Troppo facile. La cosa che mi dà fastidio è che consumo molta batteria. E non capisco da dove viene questo consumo. Fantastico, ho vinto, ma c'è il braccio rotto! E è esploso. Station B is over. Winner Van Yamato. However, his own LBX has taken some serious damage too. Che paura. Tanto mo ci sta. Chi ci sta, mo? Non lo so. Qualcuno sicuramente mi darà una mano. O Kazuya o... sei stato fortunato, moccioso. Vai a letto presto tu ora. Ma questo pare che viene da Mad Max. O da un futuro post-apocalittico. È fatta, Vanna ha vinto. Sì. E ora? Achilles non può affrontare la prossima battaglia con il braccio in quelle condizioni. Van, i robot dell'altra battaglia si sono distrutti a vicenda. Quindi? Perciò, il mio prossimo avversario sarà Duck Sando. Ah, ma voi non partecipate al torneo voi due, fatemi capire. Oh, è Hans! La maionese Hans! Che non è buona, tra l'altro. Ti ho visto combattere, Van. Tieni, usa il braccio del mio LBX. Hans, devi sostituire l'intero braccio. Perché lo dovrei fare? Personalizzare i ricambi del tuo LBX è la parte migliore di una battaglia. E poi, mi sembra proprio che tu non possa permetterti di perdere il torneo. O forse sbaglio. Grazie, mi sei di grande aiuto. Ascolta, Van, quel ricambio vale per tutti i tuoi LBX messi insieme. Vedi di non perderlo, capito? Vai via, Loli. Loli depravata. Destroyer, ma io ho... mica mi ricordo come si chiama l'LBX di Gabe. Io non mi ricordo se ho Destroyer equipaggiato sulle braccia, davvero, l'ho visto 4 secondi fa, prima di iniziare il video. No, non è Destroyer, oh. Bulldoze, ecco come si chiama. Inoltre ho imparato che la manutenzione degli LBX non va fatta dopo ogni battaglia, cosa che facevo invece prima. Ma va fatta una volta ogni tanto, proprio quando stai vedendo che la barra della manutenzione sta per finire a zero.
Ed ecco Daxendo. Hai deciso di partecipare, eh? Come vuoi. Il tuo destino è già segnato. Forza, combattiamo! Bene. Già le semifinali. No, siamo allora 2, 4, 6, 8. 8 in totale? Mai farsi ingannare dalle apparenze, Dax. E poi personalizzare un LBX fa parte della battaglia. Sì, hai detto che sicuramente faceva schifo. Così Destroyer ti ha letteralmente dato una mano, eh? Ma l'unione di due robot deboli non ne fa uno più forte. La stella rovesciata. Si prospetta un futuro nero per te. Sì, lui legge i tarocchi. Vedete, manutenzione 130 su 140. Quando sta sotto 50-40, allora lì posso iniziare davvero a rimpinguare la barra di manutenzione. Non serve farlo dopo ogni battaglia, cosa che facevo prima, in modo sbagliato, quindi. Ora, perfetto, vedi, lui si ricarica, no? Perfetto, va alla grande, bene così. Ora che fa questo qua? Si sdoppia, diventa 3, diventa, vi ricordate? È arrivato il momento di ricordarti quanto è terrificante Harlequin! E dice Harlequin. Non Harlequin. Che ha sbagliato Harlequin. Ho usato ancora quei cloni, che posso fare? Sì, però no, ho sbagliato io qua. Sto sbagliando tutto, sto sbagliando. Mi sono sbagliatissimo proprio. Per... no, porca miseria. Questo ricarica la stamina, attenzione, sì. Perfetto, ora vai. Porca miseria, ragazzi, è forte, eh. A parte che sto giocando male io, comunque sia. And now for the grand finale. Vediamo un po' sto gran finale. V mode. Like when I fought Kaz. Whoa, how do you do that? What? E mo ci sta per te. All three are real? Te. So he's controlling three LBX at the same time? Ah, sono veri, ah, pensavo. I didn't know that was possible. This is the catacombs contest. Come fa a controllarne tre? Cioè, deve avere manualità assurda. Perché vi, forse voi non vi ricordate, ma io ho avuto un telefono a conchiglia negli anni passati. Ed era difficile. Cioè, rispetto ad ora dovevi proprio premere i tasti, ma erano duri. Rispetto ai touch di ora. Quindi non capisco come faccio a, come faccio a controllare 3 LBX quello nello stesso momento. I can't control Achilles. Allora fregatene, fallo fare da solo. You've gotta listen. Ma sì, mettiamoci a leggere le email durante una battaglia. It's called Pandora from that mysterious LBX? Pues. Pandora. Questo è un regalo da Pandora. A program. They want me to install it? All right. I'll take my chances. Let's do this. Tanto male che va perdi. Disengaged. User control activated. Ah, quindi restiamo in modalità V, però possiamo controllarlo noi. Ottimo allora. It worked. I'm back in control. Here goes. Possiamo farcela davvero? Non ne sono tanto sicuro. Sì, special attack routine, ma nulla. Cosa dovrei fare con special attack routine? Non me lo fa. Non me lo fa, nulla. No, non posso fare nulla. Che cacchio succede, ragazzi? Ma che succede? Non posso neanche usare gli strumenti da combattimento. Ah, ecco, ora sì. Ma meno male. Facciamo, vediamo un po' di darci da fare. Che succede? Che succede? Che è successo questo? No, 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 quello non lo voglio, non voglio sapere nulla di quello. No, 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 no. Mi fa fuori? Ma mi prende da lì? Prende, ma non posso fare. Perché non. Oh, finalmente!
Certo, lo manco, no? Beh, scappa, scappa. Colpo di rottura cosa? Colpo di rottura? Ti rompo io, ti rompo. Ma ti rompo i connotati. I connotati al massimo si cambiano. Ah, sei stordito e uno è andato. Vai, prossimo, chi è? Chi è prossimo? Perfetto, perfetto. Lo prendo, lo prendo, lo prendo. Preso. È andato. Sei rimasto solo tu, sei rimasto, dai. No, 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 no. No, no, no. Tu devi crepare anche tu. Pensavi, eh? Possibile colpo di rottura, così facciamo anche più danni e più punti. Breaking Blow, ok. Ed è andata anche questa, è andata. Ora dimmi, sei tu il loro agente? Ma di che cosa stai parlando? Lavori per il sostenitore della Nuova Alba? Pensi davvero che mi sia fatto ingaggiare da qualcuno solo per inseguire uno come te? Assolutamente no, io non prendo ordini da nessuno. Da nessuno tranne che da me stesso. Hai ottenuto Energetico 2.0. E questo che cos'è? A me non serve più. Il tuo prossimo avversario sarà Emperor Baleno Killer. Sarà una battaglia molto dura. E così Duck non è l'agente risostenitore della Nuova Alba. Ah, sì, Pandora! Che strano. Però non vedo quella LBX da nessuna parte. Forse è di... Osgood. Come si chiama? Io ti ringrazio per aver vendicato Destroyer. Sono io che devo ringraziarti. Sono riuscito a battere Duck solo perché avevo il braccio che mi hai dato tu. Non te la dimenticare. Quella sempre quando non serve parla. Ma la prossima sfida è la finale e probabilmente questo ti servirà. Sei riuscito a ripararlo. Wow, è come nuovo. È stato facile. Se lo dici tu. Sei il migliore. Puoi dirlo. Ora Van Yamano può usare la modalità V. Quando il suo LBX ha meno del 25% di punti vita, premi L in attacchi speciali per usarla. Vabbè, perfetto, possiamo cominciare la finale. Contro Emperor Baleno Killer. Siamo sicuri? Ci siamo, Van, questa è la finale. Già. Stai attento, Van, quel tizio è un vero guerriero. Ora non si scherza più, se voglio batterlo devo mettere in gioco tutto me stesso. Puoi farcela, Van, pensa a tuo padre. Che bel diorama, un castello. Non parla? Sconfiggi Justin Kaido. Proviamoci. Manca solo una battaglia per determinare il vincitore. Ecco a voi finalisti del torneo d'oltretomba di quest'anno. Una nuova stella destinata a scalare la vetta. Vincitore di una straordinaria semifinale. Van Yamano. Forza Van. Ad affrontarlo un giocatore di LBX esperto che termina tutte le sue partite in pochi secondi. Justin Kaido. Vogliamo un nuovo record, Justin. È sempre lo stesso. Ogni tanto cambia. Il vincitore di questa partita si qualificherà automaticamente al torneo Artemis. Ma chi sarà? Io. Ehi, Van. Vuoi sapere dove è tuo padre, giusto? Quindi sei tu l'agente dei sostenitori della Nuova Alba. Sappi che intendo distruggere Achilles in battaglia e recuperare la capsula di platino. Un gioco da ragazzi. Se sarai tu a vincere, però, ti dirò tutto quello che vuoi sapere. Spero solo che tu sia di parola, perché vincerò io. Per questa volta ricarichiamo la manutenzione e affrontiamo Justin Kaido. Io verrei qui per terra, Justin, sai? Mi gusta di più stare qui, combattere... Da... Ti passa i colpi della... No, non si passa, eh? Dove vai? Bucala a terra! E dai!
preso, vedi? Oh, stordito, bene, posso caricare i miei colpi allora. Wow, però è fortino, eh? Sa picchiare. No, 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 col cavolo. Special attack routine. Dai. Non lo prendo mai. Purtroppo questo qui è un po' difficile da far beccare al nemico, eh. Se ti alzi, grazie, eh. Perfetto, perfetto. Si prova a atterra un po' troppo facilmente il nemico, eh. Perfetto. È stordito, bene. No, potevo fare l'attacco. Fermati, fermati. Chiudi, chiudi, chiudi. What's wrong, Van? You ready to quit? Lo prendo? Porca miseria, non prendo mai l'avversario oggi. Forse una volta. Porca miseria, questo mi fa fuori. Mi sono dimenticato di caricare. E vabbè, però. Aspetta. L'ho bloccato appena in tempo. E preso anche, soprattutto. Non te l'aspettavi? Manco io. Che succede? Che succede? I'll end this right now. Special attack routine. Huh? What's wrong? Why won't he move? System error. Oh. The Emperor is unable to continue due to system failure. Which means we have our winner, Van Yamato. Ma che culo. Ragazzi, quello mi batteva, eh. Un colpo mi avrebbe steso. Dovrei trovare componenti migliori, più difensive, forse. Medaglia comune e medaglia economica. A parte queste non servono a niente, si possono rivendere. La CPU di Emperor non è riuscita a tenere passo con la velocità dei comandi di Justin. Cosa? Il torneo si è concluso, a quanto pare. Il vincitore è Van Yamato! È lui ad aggiudicarsi la qualificazione al torneo Artemis! Quindi è un torneo ufficiale questo! Perché comunque sì, ti dà la qualificazione al torneo Artemis. Quindi gli organizzatori del torneo Artemis sanno che tu hai partecipato a questo torneo per ottenere la qualificazione necessaria a quel torneo, appunto. Coordinate 579-934. Eh? È quello che volevi sapere, no? Justin! Van, sei stato grande! Ce l'hai fatta! Ben fatto, Van! Signor Tyler, forse finalmente so dove tengono prigioniero mio padre! Eh? Sì, andiamo a dirglielo! Facciamo magari prima andare via la folla, che se sfolla un po' è meno. 579-934. Sei sicuro che siano proprio queste le coordinate che ti ha rivelato Justin? Sicurissimo. È quello che penso? Così sembrerebbe. È al palazzo di Silian Kaido. Quel luogo è come una fortezza. Chi è Silian Kaido esattamente? Non è il ministro per la promozione e lo sviluppo? È anche il capo della Kaido Corporation e, in quanto tale, è incredibilmente potente. Per non parlare del suo ruolo all'interno dei sostenitori della Nuova Alba. Ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che è anche il nonno di Justin Kaido. E così è lui il responsabile. Finalmente sappiamo dove tengono prigioniero il padre di Van. Dobbiamo andare a salvarlo. Sì. Non è così semplice. Che significa? Quell'uomo è una figura politica molto importante. Credo che il suo palazzo sia sotto stretta sorveglianza. Abbiamo bisogno di un piano perfetto se vogliamo salvare tuo padre. Ma come... Posso esservi d'aiuto per caso? Chi va là? Alto là. Ancora lei! Rina! Se state cercando una mappa del palazzo Kaido, ho quello che fa per voi.
non si sa come. Perché Rina? Perché non... Perché non? Emperor ce l'ho come LBX, nella vita vera intendo. Peccato che gli LBX della vita vera non si possano comandare come questi qui del gioco. Sono solo da collezione. Anche se... la tecnologia non è molto lontana dal poterli trasformare in LBX veri. Ad ogni modo, Kuge, questo video termina qui. Tanti like per il ritorno di LBX. Effettivamente non ho mai chiesto like nei video, ma è quello che fanno tutti quanti gli youtuber, quindi dovrei iniziare anch'io? No, non mi viene naturale chiedere like, sarebbe una forzatura, quindi... No, non lasciate like, lasciate i dislike. I dislike voglio, no i like. Ad ogni modo, Kuge, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate sempre il link per la pagina di Instagram dove pubblico tutti gli aggiornamenti necessari, oltre alla community di YouTube. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!